Amica, comincia tu. Ops! Bel colpo, Moppy. Non preoccuparti, la prendo io. Ma dov'è finita? Grazie, cagnolino. Ehi, Lisa, l'hai trovata la palla? Certo che l'ho trovata. E guarda cosa c'era insieme. Ciao, piccoletto. Era tutto solo, là dietro. Hai visto? C'è una medaglietta sul suo collare. A quanto pare si chiama J.R. Chissà di chi è. Quel che è certo è che conosce il suo nome. Ha seguita, hai visto? Ma lo sai che sei proprio carino? Io lo so chi appartiene a quel cagnetto. Sul serio? È tuo! Chi trova tiene e chi ha perso piange. Dal momento che l'hai trovato tu, puoi tenerlo. Se ho capito bene, sei mio, J.R. Sei fortunata, sai. Non capita tutti i giorni di trovare un amico come lui. Moppy! Non dimenticarti che hai la lezione di violino tra 15 minuti, mi raccomando! Lo so, papà! Adesso vengo! Ci vediamo. Questa è tua. Ti concederò la rivincita. Non aver paura. È la mamma che passa l'aspirapolvere. Quando avrà finito la conoscerai. Vieni, ti mostro la mia stanza. Là. Ciao a tutti, amici. Vi presento J.R. J.R., loro sono Lollo, Rosetta e Cavallino. Ma è un cucciolotto vero! Oh, ma guarda che adorabile petit chien, Lisa! Oh, tu sei un amico, vero? È buonissimo, non devi aver paura! Mi fai il solletico! Ehi, Kitty, non vuoi conoscere il mio cagnolino? Non ti preoccupare, J.R. Dobbiamo lasciare a Kitty il tempo di abituarsi. Tutto qui. Tu sei sempre un cane, in fin dei conti. Vieni qui, J.R. Gioco io con te, se vuoi. Ma J.R. è davvero nostro? Io e chi trova una cosa se la può tenere. Che cosa potrebbe volere di più un orsacchiotto? Oh, il nostro piccolo amico ha una codina fantastica e riesce a muoverla veloce come faccio io, giusto, J.R.? Ehi, forse sa fare anche altro. Vediamo un po'. Sta attento, J.R. Seduto. Sbagliato, quello era rotola sulla schiena. J.R., qui. Non è ancora molto obbediente, voi che ne dite? Guarda me, J.R., seduto, è così. E forse nessuno gli ha insegnato cosa vuol dire seduto. Certo, perché è ancora piccolo, ma possiamo cercare di insegnargli noi le cose che non sa fare. E ora, signore e signori, Lisa e il fantastico J.R. Potrete presto vedere, il mio cagnolino J.R. farà esattamente tutto quello che gli chiederò. J.R., seduto!
adesso il nostro fantastico JR salterà dentro questo cerchio. Sei pronto, JR? Salta! Bravo! E adesso la grande Lisa farà compiere al fantastico JR l'ultima prodezza con l'aiuto del coraggioso cavallino e della dolce Rosetta. Che con un po' di tempo riesco a fargli fare qualunque cosa. Forse puoi cominciare dalle ciabatte, le sai portare, JR? Oh, ma che succede? Dovrai impegnarti molto per riuscire ad ottenere qualche cosa. Oh, io non sono mica una ciabatta. Lisa, puoi spostare i tuoi giocattoli? Vorrei... Sbaglio o uno dei tuoi piccoli amici sta muovendo la coda? E tu come ti chiami, cagnolino? Eh? Il suo nome è JR, mamma. Ti prego, ti scongiuro, me lo lasci tenere. È buonissimo, davvero. E poi è sveglio ed è anche ben educato e non mangia tanto. E non ti accorgerai nemmeno che è qui, perché è molto tranquillo. No, JR! Ho appena detto alla mamma che sei tranquillo! Shh. Beh, non sono sicura che sia davvero tranquillo, ma è molto grazioso. Ora però vieni, Lisa, ti ho preparato una buona merenda. Vuoi venire anche tu, piccolino? Possiamo dare dei biscotti anche a JR? I cagnolini non mangiano le stesse cose che mangiamo noi. Ti andrebbe un po' d'acqua, JR? Ora perché non mi racconti tutto, Lisa? Dove l'hai trovato? Era dietro i cassonetti dell'immondizia. Era tutto solo suo letto e Mappy mi ha detto di tenerlo. E lui come ci è arrivato a questa conclusione? Chi trova tiene e chi ha perso piange. Cioè, se non ti prendi cura delle tue cose e le perdi, chiunque le trovi merita di tenersele molto più di te. Il fatto di trovare una cosa non significa automaticamente che te la puoi tenere. Forse dovremmo rivolgerci alla protezione animali o chiedere nel quartiere se qualcuno ha perso un cucciolo. Ma chi trova una cosa se la può tenere? E io mi occuperò di JR molto meglio del suo precedente proprietario. Sono sicura che saresti certamente una brava padroncina, Lisa, proprio come lo sei con Lollo. Ma certe volte può capitare una disavventura. Ti ricordi quella volta in cui lo hai perso? Certo. Un signore della metropolitana l'ha trovato e lo ha portato agli oggetti smarriti. Come ti saresti sentita se il signore della metropolitana avesse deciso di tenerselo? Credo che tu abbia ragione. Controlliamo bene il suo collare. Il più delle volte il proprietario fa incidere il numero di telefono sulla medaglietta. Eccolo qui. Chiamiamo subito. Pronto? Sto chiamando perché abbiamo ritrovato un piccolo cagnolino. Ah, mi fa davvero piacere. Non si preoccupi, veniamo immediatamente a riportarle il piccolo JR. Buone notizie. Hai trovato il suo padrone, è vero? È il verduriere che ha il negozio nella nostra via. JR, sei tornato! Finalmente, ero così in pensiero. Grazie infinite, ci avete riportato JR sano e salvo. Prego, signore. Mio figlio ha portato il cane al parco per giocare, ma come gli ha tolto il guinzaglio è scappato e non c'è stato verso di ritrovarlo. Purtroppo JR non è molto ubbidiente. Tutte le volte che gli dico vieni qui, lui scappa via. Sembra che si diverta a fare il contrario di quello che gli chiedo. Eh già, me ne sono accorta anche io. Mi mancherai, piccolo amico. Anche a me. C'è qualcosa che possiamo fare per dimostrarti quanto ti siamo grati, Lisa? Beh... Posso venire a giocare con JR ogni tanto? Ma certo che puoi! Senti, che ne dici di aiutarmi a insegnargli le cose che non sa fare? Sarebbe bellissimo! Allora andiamo subito al parco e vediamo se impara a prendere la palla. Per piacere, ci posso andare? Ma certo, tesoro! Arriviamo!
Hai visto, Lollo? Anche se non abbiamo potuto tenere JR, abbiamo avuto la fortuna di trovare un nuovo amico. Che cosa può volere di più un orsetto? Che potesse prendere un pezzettino di quel dolce squisito, ecco che arrivò Anansi il ragno. Anansi cacciò la testa dentro l'acqua e osservò attentamente i movimenti della tartaruga che stava mangiando tutto da sola. E così Anansi imparò che quando fai un brutto scherzo a qualcun altro, devi essere pronto a ricevere a tua volta un altro scherzo. E questa era la storia di Anansi e la tartaruga. Grazie, signora, mi è piaciuta molto. Che bella storia! Ce ne sono altre? Ce ne sono quante vuoi, è pieno di libri qui. Mi piacerebbe sentirne un'altra di Anansi. È una buona idea, però non so dove cercare. Guarda pure. Grazie. Ho trovato, chiediamo alla bibliotecaria. Mi può aiutare, per piacere? Farò del mio meglio. Dove posso trovare altre storie sul ragno Anansi? Controllo nell'archivio del computer. Ecco, ho digitato la parola Anansi. E ora il computer mi dirà dove si trovano le fiabe che lo riguardano. Ma ce ne sono un mucchio! Anansi trova una lucciola, Anansi contro la tigre, Anansi e lo stregone. A me piacciono le tigri. Il computer ci dice che i libri che cerchi si trovano nel settore Mille Fiabe, che è da questa parte. Ciao mamma, Lollo e io andiamo a cercare dei libri da leggere. Questa sezione è tutta in ordine alfabetico per titolo. Lo sai che cosa significa? Dunque, io lo conosco l'alfabeto, quindi immagino che i libri il cui titolo comincia per A siano sistemati nel ripiano alto e che invece i titoli che cominciano per Z si trovino nella parte bassa. È proprio così, quindi se vogliamo cercare Anansi... dobbiamo guardare in alto, dove ci sono i titoli che cominciano per A. Oh, ma è pieno di libri su Anansi qui! Grazie molte! Figurati di niente! Qui c'è Anansi contro la tigre. Oh! Wow! Posso prendere un libro anch'io? Sì, Lollo. Ma quale? Se ne vedi uno che ha una copertina che ti piace, lo prendi e basta. Ho capito. Eccone uno! Scommetto che questo libro è fantastico. È intitolato Il clown e i suoi amici. Tu invece hai preso Boccoli d'oro e tre orsi. Yupi! I tre orsi! Allora è perfetto per un orsetto come me. Tieniti forte, Lollo. Adesso dobbiamo andare al bancone. Vedo che hai scelto Anansi contro la tigre. È molto divertente, sai? E poi abbiamo preso altri due libri. Sai una cosa, tesoro? Penso che sia giunto il momento che tu possieda la tua tessera personale. Sul serio? È una grossa responsabilità, Lisa. Pensi di essere pronta? Certo! Io sto sempre molto attenta ai libri che mi piacciono. Ricorda però, quei libri non sono tuoi, li prendi solo in prestito. Questo significa che devi restituirli alla biblioteca in buono stato e nel giorno previsto. Lo farò, mamma. Va bene. Allora potremo avere una nuova tessera, per piacere. Disse: qualcuno
qualcuno ha dormito nel mio letto! Eccola! Ecco qui l'intrusa! Boccoli d'oro si alzò di scatto e vide ben tre orsi e tutti e tre la squadravano dall'alto in basso. Gridò Boccoli d'oro, scese subito dal letto del piccolo orsetto e corse fuori così veloce che mai più nessuno la vide da quelle parti. Mamma orsa e papà orso con un cucchiaio diedero un po' del loro porridge all'orsetto che era affamato e si sedettero tutti e tre a tavola. Finalmente era tornato tutto alla normalità. Fine della storia. Ehi, qualcuno si è mangiato quasi tutti i miei biscotti. Oh oh, non riesco a immaginare chi sia stato. Qualcuno si è anche bevuto un bel po' del mio latte. Per me non è rimasto praticamente niente. Proprio come nella fiaba di Boccoli d'oro e i tre orsi. Ma questa si intitola Lisa Riccioli Neri e l'orsacchiotto Lollo. La la la, la la la. Oh, troppo duro. Oh, questo invece è troppo morbido. Qualcuno ha dormito in questo letto. Ah, questo lettino è l'ideale, è stupendo. Oh, perbacco, qualcuno ha dormito anche in questo letto. Ehi, qualcuno sta dormendo nel mio lettino. Mi sembra che sia Lisa Riccioli Neri. Mi piace fare la nanna nel mio lettino e mi piace anche avere una grande amica come te. Ma quando mi leggi le storie, Lisa, io immagino di vedere posti nuovi e di trovare nuovi amici. Ti capisco, anche a me piace fantasticare. Buonanotte, Lisa. Buonanotte. Sai, Lisa, stavo pensando di tornare in biblioteca oggi. Ieri sera ho finito il mio libro. Anche io! Perfetto, allora finiamo di fare colazione e andiamo. Prendo i miei libri. Tieni, Lisa! Dove sarà finito Boccoli d'oro e i tre orsi? L'abbiamo letto proprio ieri sera. Oh oh! Aiutami a cercarlo, Lollo! Io non lo vedo. Qui non c'è. Continua a cercare, Lollo. Io vado a vedere nelle altre stanze. Oh. Di lavare le tazze della colazione e poi andiamo, ok? Va tutto bene, tesoro. Ho preso in prestito tre libri in biblioteca, ma purtroppo ne ho trovati soltanto due. Forse l'hai portato in giro per la casa. No, l'ho letto a Lollo proprio ieri sera. Perché non provi a dare un'occhiata in camera tua? Ci ho già guardato, mamma. Non capisco dove può essere finito. L'abbiamo cercato dappertutto. Oh. Oh. Come mai il letto qui non è morbido? Ehi! Lo sai che hai trovato il libro? Yippee! È sempre stato lì allora, tutto il tempo! Era rimasto nascosto in mezzo alle lenzuola. Sei stato fortunato a trovarlo. Ti immagini se invece l'avessimo perso davvero? Che succederebbe se tutti i libri della biblioteca andassero persi? Oh no! Speriamo che non capiti mai una cosa simile. Ci siamo divertiti molto a leggere questi libri. Li rendete così presto? Ne prenderei in prestito degli altri se posso. Io sono qui per questo. Posso usare di nuovo la mia tessera personale? Non vedo perché non dovresti. Andiamo! Ho
oggi leggiamo ancora, vero Lisa? Oh sì, ci aspettano tantissime storie nuove. Che cosa può volere di più un orsetto?